e vi facciamo vedere che lavoro stiamo facendo. Allora, non so se ci vedete, questo, come c'è scritto qui, è il futuro della RSA. Guardate che meraviglia. Eh? Le prenotazioni non sono aperte. Eh? Non si può anticipare. No. Non si può, Ceci, di qualcosa tu. Devo dire che questo progetto era stato fatto come studio di fattibilità da me, dottor Villani, quando lui ancora era assessore. Voce. Purtroppo è stato accantonato per una serie di anni, alla fine a 2 giorni dalle elezioni del sindaco abbiamo avuto la possibilità di andare avanti con questa nostra idea. In tempi zero, grazie anche al dottor Vanni che ci ha aiutato in questo percorso con la regione Piemonte, abbiamo ottenuto l'autorizzazione e in 2 mesi il progetto è stato fatto. La burocrazia ha voluto che ci volessero circa 6-7 mesi e 2 lunedì fa siamo partiti con i lavori. Adesso hanno finito proprio per consentirci i discorsi, ma fino a 5 minuti fa stavano smantellando i muri. Siamo davvero a un buon punto, credo, come ha detto il sindaco, a novembre di concludere i lavori e presumiamo per il 1° gennaio di essere operativi. Questo vorrà dire dare una risposta più ampia alla cittadinanza, ma soprattutto dare una risposta di qualità. L'idea condivisa con il sindaco, oltre di aumentare i posti in RSA, di aumentare i posti in continuità assistenziale, quello di creare un nucleo apposito per persone che purtroppo vengono segnate da una grossa malattia e che non hanno ancora la possibilità di essere inseriti in un hospice. E quindi quel passaggio tra la casa e l'hospice dovrebbe essere fatto qua da noi con tutti gli aiuti psicologici, morali, speciali del mio personale. Perché ritengo che la cosa più importante sia l'umanità. In questa casa ce n'è davvero tanta. Perdonatemi la commozione, ma sono 35 anni che faccio questo lavoro e vi assicuro è stato davvero faticoso, ma questa fatica è stata condivisa da tutte queste persone che vedete qua. Siamo qui a festeggiare oggi la festa del contrasto alla solitudine. Tutti gli anni la RSA di Domodossola e di Villa d'Ossola organizzano questa festa per gli anziani, che è aperta agli anziani dell'RSA ma anche agli anziani della città. Quest'anno è un'occasione molto particolare perché sono appena iniziati i lavori di ampliamento e ristrutturazione della RSA di Domodossola, che passerà dagli attuali 39 posti a 72 posti. C'è in corso nell'ambito dei cittadini una gara di solidarietà per arrivare con la donazione ad arredare le nuove camere della casa di riposo così ristrutturata. Quindi un grazie a tutti della partecipazione oggi, che è particolarmente importante e qualificata, e soprattutto un invito ancora a collaborare a questa iniziativa di volontariato che è molto importante per tutti. È un momento importante per stare insieme agli ospiti, ai volontari, alle associazioni, a tutti quelli che sono vicini alla casa di riposo di Domodossola da sempre. In più è un'occasione davvero particolare perché quest'anno sono partiti i lavori di ampliamento della casa di riposo e quindi entro fine anno probabilmente saranno finiti. L'anno prossimo la festa di contrasto alla solitudine vedrà un numero di ospiti raddoppiato e questo non possiamo che essere felici e orgogliosi. Io mi scuserete ma devo dare un bacio in più a questa donna, perché sono emozionata. Questa donna, insieme adesso fatto un po' così random, devo ringraziare davvero di cuore tutto il personale di questa struttura, non so se riuscirò a finire. Siete davvero fantastica. Giusto, bene, bravo.
Grazie a tutti. Non dico altro perché non riesco. Grazie. Grazie. Allora, ultimo simil mazzo. Quinto mazzo. Ma col cuore da parte di tutte noi. Alla signora Fernanda, ausiliare a tutto fare della struttura. Venga, signora Fernanda. Grazie. Grazie a lei. Allora, un po' di ringraziamenti perché ho un elenco, eh. È un elenco, ma sono tutti ringraziamenti di cuore. Allora, il personale, abbiamo già parlato, ausiliari, OSS, infermiere, fisioterapisti, medico, direttore sanitario, dov'è l'Angelo? Angelo, vieni qua, devo ringraziarti. Vieni Angelo. Un ringraziamento all'Angelo. Bravo Angelo! Ha vissuto questa struttura un po' in tutti i modi, diciamo, eh. Dedicata veramente anima e corpo a questa struttura, è molto più di un semplice lavoro, per lei è davvero la vita, io la ringrazio di cuore. Grazie. Allora, cominciamo dalle targhe. Prima targa per gli alpini, la madrina, ci consegniamo la targa, dov'è la madrina? Venga! Un'altra targa all'associazione Avas. Siamo al 30° anno, vostra attività, il 30° anno che lavorate con noi. Grazie. Grazie, grazie di tutto, grazie a voi. Ringraziamo davvero perché sono 30 anni di attività, eh? 30 anni. Poi consegniamo insieme due targhe alle animatrici Miriam e Monica per il loro impegno costante. Vi ringraziamo di cuore, dove sono, venite. Adesso in considerazione anche delle parole che ho detto prima, questo mazzo di fiori con un grandissimo e caloroso applauso alla nostra Cecilia. Sì. Piccola grande Cecilia. Allora. Vale alla struttura. Non sappiamo come ringraziarli, non possiamo ringraziarli più di così, ma se proprio vogliamo fare uno sforzo, visto che quest'anno abbiamo tutto l'arredamento delle camerette, insomma, pensateci. Grazie, un applauso ai Lions, grazie a questi Vanis, ci è sempre vicino, grazie. Croce Rossa, Oscella Felix, insieme per un dono, un ringraziamento particolare a Luciano. Dov'è Luciano? Un applauso a Luciano. Mi raccomando Luciano con questa raccolta, eh. Diamoci dentro. Io ci provo sempre. Va bene. E i ragazzi del Margoni Galletti che hanno organizzato molte attività insieme alla struttura. Spero di non aver dimenticato nessuno dell'emozione. Io ringrazio comunque tutte le persone che davvero sono vicine a questa struttura, la vivono tutto l'anno e ci mettono davvero il cuore. Grazie a tutti. Grazie.